Benvenuta. Buonasera. 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 Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. Si accomodi. Allora, 20 anni di esperienza proprio nel campo della virologia. Due anni fa lei e il suo gruppo vi siete ritrovati proprio a, ad isolare il coronavirus presso l'ospedale Spallanzani. Che ricordo ha di quei momenti? Quello è stato un momento di coronamento di un'attività che però eh, è iniziata molto tempo fa, quindi la preparazione c'era certo. e ci siamo trovati al momento giusto, al posto giusto, purtroppo in una, un brutto frangente che è quello dell'inizio della pandemia, tra l'altro all'epoca pensavamo che fosse una cosa che riguardava la Cina e nessuno avrebbe mai immaginato l'impatto, la, la grande... Epidemia che eh, poi è succeduta, eh, sono stati momenti molto intensi, ai quali però noi avevamo cominciato a dare avvio già da gennaio, dall'inizio di gennaio, quando, quando si è apparso l'avviso, l'annuncio la, che c'era un nuovo virus. Il laboratorio che ho diretto per più di 20 anni è un laboratorio che si è um, specializzato nella risposta alle emergenze, ai virus emergenti in particolare. Quindi eh, ci siamo trovati in prima linea con Ebola, Cicumunia, eh. West Nile, con Zika. E quindi questo è stato soltanto un altro episodio che però ha, ovviamente ha avuto una risonanza enorme per l'impatto che ha avuto. Dottoressa, eh. le varianti invece? Le varianti eh. non sono una novità, non sono una cosa inattesa e non ci devono stupire, è ovvio che una, un virus così dilagante può infettare tante persone e adattarsi a un ambiente che è quello umano che cambia proprio perché ha una capacità di variare, come tutti i virus RNA, anzi nemmeno tanto. E... La, la capacità di infettare, di, di, di cambiare è proprio un, un elemento essenziale della diffusività. E oggi si può cantare vittoria. Ma, eh, torneremo alla normalità, eh. è una eh. cosa che ci chiediamo tutti. Ce <ride> esatto. lo chiediamo tutti e a, a dire la verità, nessuno di noi ha la palla di vetro. Quello che possiamo immaginare è che eh, ripercorreremo quello che già si è, si è percorso il, con altri virus eh, che sono saltati nella specie umana, quindi l'hanno invasa questa nuova specie anni fa. Per esempio si pensa che la cosiddetta influenza russa che ha fatto un milione di morti in una popolazione mondiale che era di un miliardo e mezzo di persone alla fine del 1800, quindi nel 1890, si, oggi si pensa che quella forma che chiamiamo influenza russa sia stata sostenuta da un altro coronavirus, lo C43, col quale adesso conviviamo con mm. eh sì. pochi danni e che nel corso di quasi due secoli insomma, ha fatto un percorso di adattamento alla specie umana. Comunque ci prepariamo al quarto vaccino. Eh, infatti, dovremo sempre continuare a vaccinarci eh, nel corso degli anni. Non è detto, anni. al momento... Sicuramente le persone fragili che non hanno risposto alle precedenti dosi sono le persone più certo. idonee idone ad essere candidate a subire una ulteriore... Questo per la quarta dose, la quarta dose. ma prossimamente, l'anno prossimo, dovremmo rifare ancora tutto il ciclo di, di vaccini? È possibile che eh, si adotti per, questa, per questo virus la stessa strategia che abbiamo esatto. adottato da Anni, anni, anni. Dottoressa, per la lei età. è arrivata ecco. per prima. Ha regalato un po' di sana invidia ai suoi colleghi maschi o no, visto che parliamo di donne? Eh. devo dire di sì. Eh. Però, io... <ride> <ride> ecco, la sincerità, devo dire di sì. Ma quanto impegno ci vuole per raggiungere certi risultati, do dottoressa? Io penso che l'impegno sia dovuto comunque indipendentemente dal fatto che uno è una donna o un uomo. Eh. Assolutamente. Eh, l'impegno è tanto, devo dire che. E, e non è un'esperienza degli ultimi due anni, l'impegno c'è da tanto tempo. Certo. Eh, aver messo in piedi un laboratorio che ha la capacità di adattarsi e di fronteggiare le emergenze all'inizio, perché il problema è, non solo, il problema è quando c'è un nuovo virus per il quale non ci sono strumenti diagnostici, non è conosciuto, quindi bisogna isolarlo. Conoscerlo, caratterizzarlo, adattare e migliorare gli strumenti diagnostici in modo tale che possano poi essere adottati anche da laboratori eh, più estesi. Perché eh. è ovvio. Sognava avevi... di fare questo da bambina? Sì, assolutamente ah, sì. proprio decisa? Ah, sì, sì. Vedi? Allora. proprio la determinazione di sapere dove si voleva andare. Ecco.